Agricoltura, nuovi criteri per i contributi. Licenziata in commissione la legge sul turismo. Salone del libro, successo di pubblico. In settimana la terza commissione ha dato parere favorevole alla nuova legge sul turismo. Presto in aula anche il testo che modifica i criteri per l'erogazione dei fondi a favore di enti, associazioni e fondazioni culturali, licenziato dalla Cultura, per cui la Commissione Bilancio ha dato parere favorevole allo stanziamento di 570.000 euro sul 2016. La Commissione Cultura si è poi riunita in congiunta con la terza per l'esame della proposta di legge sugli sport invernali. In quinta, dove è stato eletto un nuovo vicepresidente di minoranza, è proseguita la discussione del nuovo provvedimento sull'inquinamento atmosferico e la qualità dell'aria. In sanità, infine, si è discusso della revisione dei provvedimenti in materia di tutela della salute mentale e residenzialità psichiatrica. In copertina! La Commissione Cultura ha licenziato il provvedimento che modifica i criteri per l'erogazione dei contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale. Il testo prescrive i requisiti per l'iscrizione a una tabella istituita dalla Giunta. Tra questi, aver svolto servizi e attività di rilevante valore scientifico e culturale da almeno 3 anni, disporre di una sede adeguata, possedere, conservare e valorizzare patrimoni bibliotecari, archivistici e documentali e garantire una larga utenza delle proprie iniziative e l'accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti. La terza commissione del Consiglio regionale ha terminato l'esame della nuova legge sul turismo. Due le principali novità: la creazione di DMO Turismo Piemonte, dalla fusione tra Sviluppo Piemonte Turismo e IMA, Istituto per il Marketing dei Prodotti Agroalimentari, e nuove modalità di finanziamento delle aziende turistiche locali. Prima di approdare in aula, il testo passerà al vaglio della Commissione Bilancio. Si è chiusa la 29esima edizione del Salone del Libro. Sono stati circa 2.000 gli spettatori che hanno assistito ai numerosi eventi organizzati dal Consiglio regionale in Arena Piemonte, Sala Argento e Sala Arancio. Qualche migliaia di visitatori ha fatto tappa allo stand istituzionale per chiedere informazioni sulle numerose attività dell'ente e le iniziative culturali e per consultare le pubblicazioni in distribuzione. Chi non è riuscito a partecipare a qualche incontro organizzato dal Consiglio regionale può consultare la pagina dello speciale, dove troverà i comunicati di ogni appuntamento, le gallerie fotografiche e alcuni brevi filmati.